schia, schiaccia play, premi like, ci stanno le tigre online, clicca e condividi uomo che non basta mai. Mamma Maxi Mix che sta a capo di tutto il branco, qui non basta il rango alto, se a giocare non si altro è ombre, matalo, matalo, camperon dietro la cru, devi iscriverti al canale Maxi Mix su YouTube, se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu, perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e come vi avevo promesso in live vi porto un metodo per pulire le vostre targhe ragazzi. Se avete quelle targhe fastidiose, rognose, che comunque quando andate allo Santos Custom essendo duplicate, alfanumeriche, ve le riconosce e non vi lascia vendere, questo è un metodo per poterle pulire ragazzi. Allora, come state vedendo, io ho una targa personalizzata che è le Tigri. E andiamo. Allora, per fare questo glitch abbiamo bisogno di un'auto e di un centro operativo, l'auto in cui vogliamo cambiare la targa e il centro operativo. A questo punto ragazzi dobbiamo entrare nel centro operativo con l'auto che vogliamo, diciamo, fare il glitch, che state vedendo ha la targa mia personalizzata, anche se me la lascia vendere questa macchina, comunque la sto usando per fare il glitch in maniera tale che capiate bene. A questo punto, mentre siete dentro al centro operativo, aprite il menu internet e tenete premuto il tasto R2, ovvero quello dell'acceleratore. Selezionate i veicoli e andate a selezionare una LG Retro Custom e l'andate a una LG normale, ragazzi, e l'andate a sostituire con quella che è dentro al centro operativo. Quando sarete su questo messaggio dovete fare molto velocemente, ovviamente dovete tenere sempre premuto R2, quando sarete su quel messaggio molto velocemente premete X e triangolo ragazzi. Se non ci prendete subito il via, fatelo con altre auto, provate, altrimenti andrete a perdere il veicolo, provate con altre auto, magari con auto di strada, e poi quando sarete padroni del glitch andate a ripetere il tutto. E avete visto, come vi ho fatto vedere, che è cambiata la targa, oramai la targa Tigri non c'è più, ma c'è la targa alfanumerica che aveva la LG. In questo modo ragazzi potrete diciamo cambiare le targhe a tutti quei veicoli che avete clonato e hanno la targa numerica, alfanumerica, e non ve le lascia vendere. Una volta fatto questo procedimento, che cosa dovete fare ragazzi? Aspettate che vi arrivi la notifica, non entrate prima dentro al centro operativo perché altrimenti perdete l'auto. Quindi a questo punto che cosa fate? Aspettate che arriva la notifica, vi faccio rivedere la targa. Come avete visto è una targa alfanumerica, è cambiata la targa facendo quel procedimento, e quindi adesso aspettiamo questa beata notifica che arriva. Ci metterà un pochino ragazzi, però è abbastanza semplice. Ripeto, quando entrate nel centro operativo schiacciate per aprire il telefono, andate su internet e dovete tenere R2 sempre premuto. Al momento della vendita, quando state confermando di voler sostituire l'auto che è dentro al centro operativo, dovete premere X e triangolo in maniera rapidissima ragazzi, quasi insieme o insieme addirittura, in maniera tale che vi sbatterà fuori dal centro operativo ovviamente, e avrete l'auto sotto al culo insomma. Quindi come state vedendo è arrivata la notifica. Quando arriva la notifica, l'unica cosa che dovete fare ragazzi è entrare nel centro operativo. Non provate ad entrare in garage perché non vi fa entrare, non entrate nello Santos Custom perché non vi farà entrare, vi farà entrare solamente ed esclusivamente nel centro operativo. La targa è cambiata, io adesso scendo dal centro operativo, me ne vado allo Santos Custom e vado a vendere l'auto. Ovviamente faccio la vendo, ma insomma voi potete cambiare le targhe a tutte le vostre auto in maniera tale di avere delle auto uniche con una targa unica che il gioco vi lascerà vendere. Spero che questo glitch vi sia utile, lasciate tanti like, condividete il video, condividete anche il mio canale con i vostri amici ragazzi. Detto questo vi lascio un saluto e al prossimo video, ciao a tutti.